lì dentro al caldo, e non ti sta meglio fuori sotto l'acqua al freddo. Grazie, ieri abbiamo fatto un giro in montagna, Pieve Pelago, Fiumalbo. C'è successo? Cos'è, l'ombrello? L'ombrello dà fastidio perché non mi vedete quanto son bello. Signora, non si perde molto. Non si sta perdendo uno spettacolo incredibile. Comunque, poche parole e tanti fatti. A Fiumalbo come a Pavullo, le nostre priorità saranno riaprire quello che il PD ha chiuso a partire dalla sanità. Non si taglia sulla salute, non si taglia sul diritto alla vita, non è possibile risparmiare sulla pelle delle donne e dei bimbi. Infrastrutture, perché ci sono dei posti stupendi, ma ci sono delle strade che sono ferme a qualche decennio addietro. Contributo alle imprese e alle aziende agricole in tempo regolare, non con mesi o con anni di ritardo. E poi un principio, ovunque, visto che non c'è tutto per tutti, se vince la Lega in Regione Emilia-Romagna, quel poco che c'è in regione, case popolari, contributi regionali, bonus bebè, bonus affitto, bonus dido e contributi di vario genere, prima vanno agli italiani e poi quel che avanza prima ai modenesi, ma perché mi sembra buon senso, secondo qualcuno prima vengono gli altri, poi si avanza qualcosa, vengono i modenesi. Noi siamo gente semplice e la pensiamo così. Quindi oggi Pavullo, poi saremo in provincia di Reggio, poi saremo a Ferrara, in serata in provincia di Venezia, stasera un incontro con 600 donne e uomini della Polizia di Stato, perché fra le guardie e i ladri noi stiamo sempre dalla parte delle guardie e i ladri li lasciamo a qualcun altro. Poi ragazzi, mancano 48 giorni, 48 giorni per far la storia di questo paese, perché qua in questa piazza sicuramente c'è qualcuno che non avrebbe mai pensato che sarebbe arrivato un giorno in cui mandare a casa il PD anche in Emilia-Romagna sarebbe stato possibile. Io però ricordo in primavera, quando abbiamo eletto i sindaci della Lega sia a Forlì che a Ferrara, anche lì da 70 anni pensavano che non si sarebbe mai cambiato. E il bello è che anche ieri sera nel palazzetto di Pieve Pelago c'era una marea di gente la domenica sera dell'Immacolata, e questo ci fa capire che c'è una bella voglia, sana voglia di cambiamento. Però c'era gente di tutti i tipi, dai 14enni agli 80enni, e in più di uno mi hanno detto: io ho sempre votato a sinistra perché mio nonno era partigiano, perché mio babbo era operaio, era agricoltore, però devo dire che, mi ha detto una signora, non avrei mai pensato di votare Lega. Sto giro il 26 gennaio voto Lega, perché se ci fosse qua il mio nonno che era partigiano, a vedere che fine ha fatto il PD e la sinistra, si rivolterebbe nella tomba, perché ormai con gli operai è rimasta la Lega, con i precari, con i pensionati, con gli ultimi. E quindi questa è la bella soddisfazione, superare gli steccati ideologici e andare avanti. Quindi vi ringrazio, anche perché per essere qua il lunedì mattina sotto l'acqua, qualcuno di voi magari ha chiuso il negozio per un'ora, ha preso il permesso dall'ufficio. Vedo molti ragazzi che dovrebbero essere in classe, salutatemi le prof di sinistra dopo, che tanto più o meno, mi raccomando, studiate, se no fate la mia fine se non studiate, quindi studiare, no, lo dico con gioia, perché vedere anche ieri sera il palazzetto dello sport tantissime ragazze e ragazzi, è bella la voglia di informarsi. Pensate che nel fine settimana, sotto l'acqua, sotto la neve, il sabato di Sant'Ambrogio, la domenica dell'Immacolata, eravamo in più di 1500 piazze italiane e abbiamo raccolto circa 300.000 firme per fermare l'ennesimo trattato imposto da Bruxelles che metterebbe a rischio i risparmi e i conti correnti degli italiani, per dire quanto la gente ha voglia di capire, di informarsi, perché se uno si aspetta il telegiornale per informarsi campa a cavallo. E quindi noi preferiamo il contatto diretto, l'incontro diretto, stringersi le mani, guardarsi negli occhi, e io chiedo a voi in questi 48 giorni di contagiare di entusiasmo, di voglia di cambiamento, di futuro. E i nostri temi poi non è che stiamo inventando niente, è il lavoro, e il lavoro significa che noi
domani e tutta la settimana siamo in Senato a cercare di limitare i disastri di un governo PD 5 Stelle che sta tassando la plastica, lo zucchero, gli euro 3 diesel, le auto aziendali. Questi parlano anche di manette per chi non ce la fa a pagare le tasse che dovrebbe pagare. Io dico che invece di andare a rompere le palle ai commercianti del corso di Pavullo dovrebbero far pagare le tasse alle multinazionali che non pagano una lira di tasse in Italia, anche se hanno miliardi di prodotti in Italia. E l'unico modo per abbattere l'evasione fiscale non è il terrorismo, la lotteria degli scontrini o quelle menate lì, è abbassare le tasse, perché se ti chiedono il 70% del frutto del tuo lavoro è chiaro che non ce la fai a starci dietro. Però abbiamo già pronto il sindaco, applauso al sindaco, che fare i sindaci di questi tempi è una roba un po' da matti, però fortuna che ci sono sindaci. Stamattina ero a Fiumalba a fare due passi con il sindaco di questo splendido paesino, mi hanno rinvitato per il presepe vivente della sera della vigilia e io ci tengo, anche temo che non ci sarò perché c'ho il presepe vivente, lo faccio con i due figli a Milano, cercando di smistare quello che Babbo Natale spero che riesca a portare anche quest'anno. Però viva chi difende e fa vivere le nostre belle tradizioni, perché qualcuno vuole cancellare i presepi, le luci, il Natale, il Gesù Bambino. Quindi siamo in un momento in cui appunto qualcuno parla dei tortellini senza ripieno di carne di maiale, cioè robe strane, stiamo vivendo un momento. Ci sono preti che cantano Bella Ciao alla fine della messa, cioè ma mettiti nei panni di quei, andate in pace e poi parte Bella Ciao, e uno esce, no, non vado mica tanto in pace se esco dalla chiesa. Però quindi non c'è bisogno di robe eccezionali, c'è bisogno di robe normali, infrastrutture, tutela del territorio. E tutela del territorio significa cambiare alcune regole burocratiche che ci sono in Regione Emilia-Romagna, che impediscono alla gente che sta sugli Appennini in montagna di difendere le sue montagne. Perché quando una norma regionale ti dice non puoi pulire i torrenti e non puoi toccare gli alberi che stanno nei greti dei fiumi, quello non è difendere l'ambiente, quello è devastare l'ambiente. Lasciamo che sia la gente di montagna a difendere la vita in montagna. Se un albero va tagliato perché è pericoloso, va tagliato. Se il torrente va pulito, altrimenti ti entra l'acqua in casa, l'albero ti arriva in testa, ci sono i cinghiali che passeggiano per Pavullo. Quindi lasciamo che sia, questa è autonomia, non decidere in un salotto in centro a Bologna quello che bisogna fare sugli Appennini o a Pavullo. E quindi una regione più aperta, e questo ci tengo a dirlo, aperta a tutti. L'Emilia Romagna è di tutti, non è solo di chi ha una certa tessera di partito in tasca. L'Emilia Romagna dovrebbe far lavorare tutti, premiare il merito, non solo la simpatia politica o quant'altro. Quindi noi le nostre battaglie in Senato le faremo per provare a bloccare alcune di queste mega tasse, e poi faremo battaglie perché ad esempio c'è il signor Renzi che ha detto che vuole cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero, e dovranno passare sui nostri corpi se vogliono tornare alla legge Fornero, non esiste né in cielo né in cielo né in terra. E poi li aspettiamo perché hanno detto che vogliono cambiare anche i decreti di sicurezza, perché noi siamo brutti, cattivi, egoisti. E qua c'è qualcuno che anche in provincia di Modena ha nostalgia dei miliardi di euro che alcune cooperative guadagnavano grazie all'immigrazione clandestina di massa. Noi nostalgia non ce l'abbiamo di quel genere di immigrazione, nel senso che far arrivare donne e bimbi che scappano dalla guerra è un dovere sacrosanto, casa mia e casa loro, però ne abbiamo fatti arrivare troppi di spacciatori, scippatori e delinquenti vari. Quindi io penso che noi siamo una terra solidale, generosa, la patria del volontariato. L'Italia e l'Emilia Romagna in particolare hanno da insegnare al resto del mondo il volontariato, la protezione civile, i donatori di sangue, le parrocchie, le comunità, i vigili del fuoco. Quindi non possiamo e non potete essere accusati di egoismo. Qua, quando non sanno cosa dire a sinistra, c'è il pericolo del razzismo, del fascismo, del nazismo. Ma qua a Pavullo stamattina non ci sono pericolosi razzisti o nazisti, ci sono italiani orgogliosi di essere italiani, che sono stufi che gli si mettono per il corpo, molto semplicemente. E si parla di sanità, di
di liste d'attesa negli ospedali. Ieri sera ero a cena a Fiumalbo con questo ragazzo che amministra Fiumalbo, con un ragazzino di 12 anni con dei problemi di salute, e per fare terapia una volta al mese devono prendersi le ferie e venire in provincia di Lecco a fare terapia per il loro ragazzino, perché qua evidentemente non ci sono professionalità. Non è normale farsi Modena a Lecco per tutelare la salute del proprio figliolo di 12 anni, quindi non siamo a promettere miracoli, però concretezza, laddove la Lega governa, guardiamo in Veneto, guardiamo in Lombardia, guardiamo in Friuli, c'è concretezza e prima vengono i cittadini italiani. Il bonus asilo nido in Friuli Venezia Giulia, per come è stato strutturato, nel 90% dei casi va a mamme e papà italiani che lavorano. Non va a fare l'ennesimo regalo a chi è a casa sul divano a guardarsi la tele e gli dai pure il bonus insieme ad altri 8 bonus. Quindi è questa, una regione semplice, fondata sul merito, aperta a tutti. E poi in bocca al lupo, chiedo in questi 48 giorni a voi di fare quello che non posso fare io. Io girerò come un matto, però l'Italia è splendida, ma è lunga, ripeto, domani e dopo in Senato, giovedì sarò in Calabria, faremo Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia. Lei signora cosa fa qua? Ah, da Reggio Calabria per vedermi a Pavulla, quindi giovedì però l'aspetto a Reggio Calabria. Quindi facciamo una storia. Nascerà qualcosa. Vabbè, comunque Reggio, Catanzaro, Vibo, Scilla, poi venerdì ancora Milano e non ci. Sabato mi fermo perché è il compleanno della mia bimba e poi da domenica si riparte. L'ho portata al villaggio degli Elfi a Milano sabato e ho sbirciato la letterina a Babbo Natale che ha fatto con i desideri per Babbo Natale, quindi una roba che non mi sarei mai aspettato, però non si dice la richiesta a Babbo Natale, però stiamo lavorando per provare ad accontentarla, come cambiano i tempi. Comunque in bocca al lupo, perché dicevo 48 giorni, uno dice il 26 gennaio è lontano, però ragazzi oggi è il 9 dicembre, c'è Natale, Santo Stefano, e poi c'è il Natale, quindi uno la settimana prima di Natale si ricorda che deve fare i regali, e quindi soprattutto i maschietti come me il 24 dicembre cercheranno quello che è avanzato in negozio per non fare la figura, e tanto finisce sempre così, non è che uno dice quest'anno mi muovo per tempo e poi arrivi al 24 che ti ricordi che c'è qualche problema il giorno dopo, e poi c'è Capodanno, poi c'è la Befana e il 26 è dietro l'angolo. Io ricordo solo che 5 anni fa, e concludo con questo ragionamento perché essere qua è già bellissimo, però 5 anni fa per le elezioni regionali votò solo un Emiliano su 3, nel senso che 2 su 3 rimasero a casa, anche a Pavullo, anche a Fiumalbo, anche a Modena, probabilmente perché è vero che magari molti mi dicono ma tanto qua vinceva sempre la sinistra, quindi io votavo o non votavo, l'era lì stesso, e quindi se non avevo voglia stavo a casa. Ragazzi, il 26 gennaio, fra 48 giorni che passano in un lampo, è la prima volta nella storia della regione Emilia-Romagna che il voto di ogni donna e di ogni uomo può fare la differenza. E se vincete in Emilia-Romagna, non cambia l'Emilia-Romagna, cambia l'Italia e cambia il mondo. E cambia anche culturalmente tutto. Ma veramente. Perché Bonaccini è così preoccupato, sta andando a inaugurare quello che ancora non è cominciato e sta andando a promettere faremo, è la Cispadana, è la Terreno Brennero, è la montagna, è la pianura, faremo, ma buon Dio, siete lì da 50 anni, non dovresti dire faremo, dovresti dire abbiamo fatto, e quindi evidentemente sono preoccupato che l'aria possa cambiare, quindi 48 giorni però ragazzi, dipende da voi, in questi 48 giorni scaldare la testa e il cuore di tanti modenesi che magari pensano che votare o non votare il 26 gennaio sia lo stesso. Il treno della storia passa da Pavullo domenica 26, lunedì 27 è tardi, se uno non ci sale domenica 26 e poi dice ah cacchio, se ne accorge il giorno dopo e poi torna a lamentarsi, a borbottare, gli ospedali non funzionano, le strade fanno schifo, non c'è il contributo, aumentano le tasse e la burocrazia e l'immigrazione. Noi la possibilità di cambiamento con persone serie, anche donne e uomini della provincia di Modena, ve la mettiamo a disposizione. Poi in democrazia tocca a voi. Io però vi dico che sono felice
perché al di là dei voti, così tanto affetto e così tanta fiducia io non me lo sarei mai aspettato, quindi vi dico grazie dal profondo del cuore. Grazie dal profondo del cuore a ciascuno di voi. Buona fortuna, buona vita, in bocca al lupo, viva Pavullo, viva l'Emilia, viva la Lega e grazie per quello che farete. Se si vince in Emilia Romagna vi do la mia parola che li mandiamo a casa anche da Roma, Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti, e torniamo a prendere per mano questo splendido paese. Grazie a tutti. E grazie anche al buon Dio che ha sospeso per qualche minuto la pioggia.